Ma ti si è persa, amore. Si è persa e quando torna? Scusi, non ho capito, chi parla? No, Fai silenzio. È con cosa? Danny, non pestare i piedi. No! Possibile che ci sono sempre cose da sistemare. In questo periodo non riesco neanche a stare dietro le faccende domestiche, è incredibile. Ok, queste Mati e Smarti. Mamu. Dimmi, Smarti, cosa c'è, amore? Mamu. Dimmi. Mamu, ma smarti. Ma Smarti? Ma smarti. Dov'è Cosa che volevi dire, amore? Cosa che volevi chiedere? Cosa c'è? Mati? Amore, non lo so, la stanno cercando, Mati. La stanno cercando, ti ricordi cosa ti ha spiegato la mamma? Perché La stanno cercando perché si è persa. si è persa, amore. È per questo che vi dico sempre di stare vicini alla mamma. Mati si è persa, amore. Amore, torna appena la trovano, ok? Smarty non si è persa. No, Smarty non si è persa, per fortuna è qui in casa, Sì, Smarty è brava. Sì, certo che sei brava, amore. Anche Mati è brava, ok? Anche Danny, anche Bluby, siete tutti bravi, ok? Non è stata colpa di Mati. Hai ragione, amore. Hai ragione. Però vedrai che la troveranno la tua sorellina. Manca anche a te? Sì, dov'è Matti? Facciamo un disegno. Facciamo un disegno per Matti, amore. Sì. Oh, che pensiero carino. Dai, chiamiamo anche Danny. Danny? Danny, amore? Vieni di qua anche tu, dai. Leggiamo un libro. Vuoi leggere un libro, amore, tutti insieme? Sì. Va bene. Danny, vieni a leggere un libro e poi vuoi disegnare, Smarty. Sì, per Matti. Fermati, amore. Non riesco a mettere questo. Il cappello a pony non riesci a mettere. Sì. Ti aiuta la mamma, ok? Sì. Ok, eccolo qua, guarda. Sta molto bene. Eh sì, sta molto molto bene. Ecco qua, ho portato un bel libretto da leggermi. Ma come siete carini, vicini. Smarty, Danny, siete proprio carinissimi. Danny, cosa ti ha messo oggi la mamma, amore? Maglioncino? Ma è bellissimo, super pesante questo. Ti sta molto molto bene. Questo lo mette anche Smarty a volte, ma devo dire che a te va proprio benissimo. Vediamo un po'. Eh sì, la manica è giusta, giusta. Oh, che carino con la lontra. Dai, leggiamo un bel libro, bimbi. Così dedichiamo un pochino di tempo anche a voi due, che ne avete tanto bisogno, giustamente. Allora, eccoci qua tutti insieme, il sogno di Cirillo. Vediamo un po' che questo libretto forse l'abbiamo letto una sola volta, ma di sera eravate tutti e due molto stanchi. Danny, guarda qua, amore. Cirillo è un ippopotamo blu. Un ippopotamo blu esce di casa e va a fare una corsa in campagna e la sua mamma lo saluta. Guardate un po' la sua mamma che lo saluta. E lui va a correre, un po' come Pony. Cirillo è stanco, si siede sull'erba e chiude gli occhi. Il prato è pieno di fiori, guardate un po' che belli. Oh, telefono, telefono bimbi. Su, su, che la mamma deve andare a rispondere. Smarty, aspetti qui. Tieni il libro, bravissimo amore. Danny, dai, Danny, vieni con me. Su. Allora, aspetta, Danny. Ma la nonna? No, numero sconosciuto. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Cosa? Scusi, non ho capito, chi parla? Fai silenzio. È con lui potrebbe rimanere.
Pronto? Pronto? Ho attaccato. Aspetta, Danny, amore. Aspetta, vai a giocare. Vai a giocare un secondo, Danny. Richiamiamo. Richiamiamo subito questo numero. Se è uno scherzo... No, andiamo, rispondi. Perché non posso richiamare? È uno scherzo, sicuramente uno scherzo. No, no, non si sa ancora nulla. Ogni volta che suona il telefono... Sì. Sì, esatto. Non ci sono novità, non sanno niente. Né di lei né degli altri bimbi. No. Lo so, hanno detto che stanno facendo il possibile, ma... Sì. Scusami. Bambini, piano! Scusa, è che stanno correndo in giro. Sì, non li sto seguendo tanto in questo periodo e... Ok, sì. Sì, sì, puoi passare quando vuoi. Sì, sì, anche domani, anche domani. Ok, ti ringrazio. Per il resto, nulla. Ah, in realtà è successa una cosa. Sì, ha chiamato questo numero sconosciuto e sì, ho risposto. Sembrava tanto uno scherzo, ok? Non si sentiva bene, poi sai che queste cose succedono poi, non sarebbe né la prima né l'ultima volta, del resto la polizia non ne sa niente, dunque ho provato a richiamare, non risponde nessuno a quel numero. Come se non esistesse. Sì, lo so, è strano, ma sai che... Sì, è pieno di ragazzini che fanno gli scherzi e poi queste notizie ormai sono anche in televisione. Dunque... Sì. Non mi sorprenderebbe. Sì, a volte la gente si diverte con queste cose. Mentre noi siamo qui ad aspettare. Sì. Danny, basta! Sto giocando con Martina. Sì. Sì, vado. No, non è più capitato. Ok. Ok, ci sentiamo più tardi. Sì, certo, ti faccio sapere nel caso. Certo. Ok, grazie. Ciao. Matti, dove sei? Danny, cosa stai facendo? Vieni fuori. No, Danny, non usciamo, amore. Fuori. Danny, ho maggior ragione con quello che sta succedendo adesso, non possiamo proprio uscire. Ci hanno raccomandato di rimanere in casa. No, fuori. Orso. Orso vuole andare fuori? Sì. Yeah. Amore, non si può. Neanche sul balcone in questi giorni. Dobbiamo rimanere in casa, amore. Dai, non complicare la situazione, per favore. Danny, dai, vieni via dalla porta. Andiamo a fare un bel gioco. No. Danny, amore, guarda la mamma. Bravo. Sai perché stiamo in casa? Con Orso. Con Orso, stiamo a casa con anche Orso. Perché fuori è pericoloso. Sai che Matilde si è persa? Hai visto che Mati non è in casa? Non è ancora tornata, amore. Tornata. Dov'è Mati? Mati si è persa, quindi la stanno cercando, ok? E io devo assolutamente proteggere te, Smarty, Bloopy, ok? Dobbiamo rimanere in casa. No. Fuori, parco giochi. Vuoi andare al parco giochi, amore? Sì. Yeah. Abbiamo un bellissimo parco giochi in casa, dai, possiamo ricrearlo, ok? No. Danny, mi dispiace tanto, amore. Dobbiamo rimanere qui e aspettare e vedere se ci sono novità per quanto riguarda Matti, ok? Matti deve tornare a casa, amore. Passa. Dai, cucciolo, andiamo a giocare di là con Smarty. Smarty, stai giocando? Sì. Vedi che sta giocando Smarty, dai andiamo, lascia la porta. No, no. Dai Danny, vieni con la mamma. No. Vai a giocare con Smarty, che io devo fare un paio di ricerche molto importanti, dai Danny. No, no.
fare i capricci, per favore. No, no, Danny, no, casa. Danny, non vuoi rimanere a casa? No, no, casa, no. Danny, non pestare i piedi. No. Ehi, signorino, dai, alzati. Non è proprio il caso di rimanere qui così. Dai, che si va di là a giocare. Danny, devi ascoltare la mamma, eh? Lo sai che mi arrabbio, poi in questo periodo non ho proprio pazienza. Danny? No! Danny, no! Dai, amore, Danny, vieni. Vieni qua. Vieni con la mamma. Lo so, Danny, lo so. Danny, smarti, per favore. Giocate insieme un secondo. Un secondino solo, ok? Che la mamma prova a guardare qui. Perché non è possibile. Se nessuno mi dice niente, mi cercherò le notizie da sola. Sono scomparsi altri bimbi. Sempre la sensazione che stia per arrivare da un momento all'altro e poi invece non c'è. No, Danny! No, Danny! Smarti, no, Danny! Fuori! Però qui devo assolutamente leggerlo. Arrivo, bimbi! Cosa sta succedendo qui? Non state giocando tranquilli? Mamma, lui ha preso il mio pony. Danny, hai preso il pony di Smarty? No. Come no? È qua? No, pony per Danny. Pony è andato da Danny? Via. Ah, ecco com'è andata. Non è vero, non è andato da lui, me l'ha preso. Allora Danny si chiede, per favore, posso prendere il tuo pony, Smarty? Mia, favore, pony? Sì, chiedilo un po' meglio, dai. Favore, pony, Smarty? Ma dammi il mio pony. Smarty, ma tu stai disegnando, amore. Non ti serve adesso pony? Sì, che mi serve pony. Ti serve pony. Danny, tu hai già orso? Orso, yeah, e pony. Orso e pony. Quindi, cosa facciamo? Smarty, può stare da lui pony per adesso? Va bene. Va bene, dai, brava Smarty, amore. Tu cosa stai facendo di bello allora? Stai colorando? Sì, un pony. Stai colorando un pony, giusto perché non siamo monotematici qui, eh? Vediamo un po', Smarty. Ma che bello, stai colorando tutto da sola? Sì, tutto da sola, guarda. Ho visto, ma è stupendo, Smarty. Sì, guarda qua, arancione. È arancione, è bellissimo. È per Mati, mamma. È per Mati, amore. Lo stai colorando per lei? Sì. Oh, amore. In attesa che torni a casa? Sì, e dopo quando torna glielo diamo. Oh, Smarty, sei dolcissimo, amore. Speriamo che Mati torni presto. Speriamo che stia bene. Sta bene. Sta bene, dici? Sì, e torna a casa perché si è persa e non c'ha più il suo pony. Non ha più il suo pony? Non ha più il suo pony. E allora faccio il disegno. Gli fai il disegno? Bravissima, Smarty, sei dolcissima. A Mati piacerà proprio tanto. Ma che bello questo pony, adesso lo colori tutto. Sì. Vieni che la mamma ti dà un bacino. Vieni Smarty, amore. Che sorellona adorabile che sei. Brava. Aspetta, mettiamo meglio il libricino, ecco, puoi colorare.